Amici, buongiorno. La prova che andremo a fare oggi sarà quella di vedere l'associazione con un telefono Android, in questo caso un Samsung S10, e direttamente il nostro Carlux Air. Eccolo qui. Allora, io in questo momento faccio una procedura, quindi attivo il router Wi-Fi, in modo tale che ho già la connessione attiva. Quindi è attivato, accendo l'auto e vediamo come si comporta. Volume l'ho messo al minimo, ora è partito, eccolo qui, vediamo appunto che le luci sono accese, quindi sta andando ed è partito. Ovviamente l'associazione io già l'ho fatta, quindi connessione Bluetooth è già stabile, quindi è già collegata. Ok, andiamo giù dal menu e vediamo quella Wi-Fi. È attiva ma ancora non l'ha rilevata. In questo caso qua vediamo da impostazioni, eccolo qua, no scusate, già è partito perché ci mette sempre un po'. Ora si è collegato, quindi in questo momento è collegato direttamente al Wi-Fi. Ok, quindi se andrò, facciamo un esempio, su Netflix, quindi vediamo un po' la navigazione. Ricordo che l'associazione Bluetooth con il dispositivo Carlux Air dovrà sempre essere collegato solamente con lui, quindi se avete connessioni con l'auto, con Peugeot, con altre marche e quant'altro, rimuovete, l'unica connessione deve essere solamente con il dispositivo Carlux Air. Quindi vado aria bambino, ci clicco sopra, eccolo qua. Faccio riproduci, caricamento in corso, è partito. In questo momento vediamo che la connessione con cui sta facendo tethering è molto molto bassa, però è partito. Allora, in questo momento siamo su Android Auto, quindi clicco qua, qua avrò tutte quante le icone che ho nel momento in cui lo collego alla funzione Android Auto. Eccolo qua, sono collegato con il telefono e vediamo un attimo come funziona. Allora, a questo punto che cosa faccio? Vado direttamente su Esci, quindi torno sulla funzione Tablet, sono sulla funzione Tablet, devo attivare la navigazione Internet, quindi cosa faccio? Tiro giù il menu, attivo il wifi, perché questo? Perché nel momento in cui io vado direttamente sulla funzione CarPlay Android Auto, il wifi si disattiva e anche il Bluetooth, perché non parte appunto direttamente dalla funzione tablet. Quindi attivo il wifi, eccolo qui, si attiverà sia wifi che Bluetooth. Ci metto un po', quindi per accelerare i tempi vado direttamente su impostazioni, anzi no, è partito, eccolo qui, scusate, è partito, quindi non ho toccato niente. Però nell'ipotesi in cui non dovesse partire, andiamo su impostazioni, rete e internet, wifi. Qua dovrò fare in questo modo qua, guardate, lo disattiviamo, lo riattiviamo da qui, apriamo il wifi. Faccio direttamente una scansione, eccolo qua, già si è collegato, però se dovessi vederlo che non è collegato ci clicco sopra e si ricollega. A questo punto sono collegato, ecco qua, sono collegato e posso tranquillamente navigare. Se volessi tornare su Android Auto, vi spiego perché state sfruttando lo stesso telefono. Se volete tornare su Android Auto, quindi direttamente qui CarPlay Android Auto, vado direttamente su Android Auto, quindi lui che cosa fa? Mi parte direttamente. Eccolo qua, si è collegato. Quindi tranquillamente sto navigando. A questo punto che cosa faccio? Ritorno, rivado su Esci. Ok, riesco. Ovviamente il wifi sarà disattivato,
perché questo sarà disattivato, perché ovviamente io qua, anche se sono uscito ma arrivato su Android Auto, io sto sempre collegato ancora a Android Auto, quindi non sono uscito. Per uscire del tutto da Android Auto dovrò sempre tirar giù la finestrella, attivare il wifi. Lui come regola dovrebbe collegarsi in automatico. Aspettiamo qualche secondo perché non vorrei che si ricolleghi come prima. Eccolo qua, si è collegato. Quindi sono in wifi. Router wifi. Si è collegato. Android, se fate caso. È in collegamento in questo momento qua, router wifi è attivo, se fate caso lui sta partendo. Esco, tira giù il menu. Attivo il wifi, router wifi è collegato, se fate caso guardate si è collegato anche già qui. Quindi non sono più su Android CarPlay, li clicco su Android CarPlay e lui, guardate, si sta, è ancora attivo e si sta collegando. Qui attivo, allontano un po' così vi faccio vedere. Si è collegato. A questo punto, se io clicco qui, vado su Esci, ok, sono uscito. Se fate caso non c'è il wifi, il router wifi è ancora attivo, tiro giù qui, attivo il wifi, guardate, router wifi è ancora attivo e lui si dovrebbe attivare a breve. Guardate qui, aspettiamo. Sta sempre collegato. Se non si collega, ok, si è collegato perché ci mette un po', quindi dategli giusto il tempo per collegarsi. Perché questo? Perché lui va a fare una scansione e non è immediata, la scansione ci mette qualche secondo, quindi in quel secondo lui fa la scansione, trova la rete che c'è disponibile e va. Allora mi è stata posta questa cosa qui, io ho il, spengiamo la macchina, ok, disattivo il router wifi, ok, attivo, staccato e riattaccato il CarPlay, quindi è come se fosse appena riavviato. Attivo l'auto. Vado sulla cornetta, così adesso dovrebbe partire. Ok, allora vi faccio vedere una cosa. In questo momento io il router wifi qui è disattivato. Quindi se fate caso è disattivato, quindi lui che cosa fa? Partirà qua e non c'è wifi, quindi non si collegherà perché in un'altra fonte dove prendere il traffico dati. Quindi cosa faccio? Vado su Android Auto CarPlay, quindi ripeto, mi sto collegando con un dispositivo Android, un Samsung S10 che non ha niente di particolare, ma l'unica cosa ho configurato qui nelle impostazioni, connessione, qua ho messo router wifi e tethering, e qua ho attivato il router wifi, non ho attivato il tethering Bluetooth ma solamente router wifi. Ok, adesso vi faccio anche vedere qua come l'ho attivato. Eccolo qui, sono su Android. Ok, quindi adesso sto sfruttando, ovviamente senza cavo, guardate, Android Auto direttamente sulla mia Peugeot 3008. Vado qui, esco, torno direttamente sulla parte CarPlay. A questo punto cosa faccio? Mi viene chiesto se io attivo il router, quindi il tethering, direttamente dal telefono Android che sto collegato in Bluetooth con il dispositivo Android Auto CarPlay, quindi con la Carlux Air in wireless. Dovrò solamente fare una cosa, dovrò tirar giù, eccolo qui, attivare router wifi, andare qua sul dispositivo, tirare giù il menu. Perché questo qua? Perché finché non tiro giù il menu, se io clicco su Android Auto, se fate caso è immediato perché lui realmente sta ancora collegato. Quindi vado qui, esco,
tirando giù il menu, lui, e cliccando sul wifi, lui mi va sulla funzione tablet, quindi da CarPlay Android Auto si disconnette. Quindi, a questo punto, guardate come è stato immediato. Io non ho niente di particolare configurato, vi faccio anche vedere come ce l'ho configurato. Impostazioni, rete wifi, guardate, non ho toccato niente. Wifi Android, questo qua ovviamente era registrato perché l'avevo registrato, ma controllate casomai preferenze wifi. Allora, attiva la wifi automaticamente, io adesso l'attivo, però questa funzione si disattiva ogni volta che riavvio. La funzione qua, impostazioni, intensità, segnale, sicurezza, avanzate. Non ho niente di particolare configurato, perché lui, il Carlux, in automatico, ogni volta che gli attivo il wifi, lui si va a fare una scansione. Quindi casomai il tethering attivatelo prima di attivare il wifi del dispositivo. Io ora vi faccio vedere una cosa. Disattivo il router wifi, l'ho disattivato. Torno indietro, ok, ora non c'è più rete, ok, quindi rivado sulla funzione Android Auto, mi parte, facciamo la prova di attivazione prima dal dispositivo, quindi dal Carlux e poi dal telefono, quindi ancora disattivato. Ora sono su Android Auto, esco da qui, vado direttamente su esci, quindi sono uscito realmente dalla schermata, ma sto sempre dentro Android Auto, quindi fin quando io non attivo qui il wifi, lui realmente il traffico dati lo gestisce sempre su Android Auto. A questo punto, guardate, è disattivato, io che cosa faccio? Lo attivo, quindi lui andrà adesso in riconoscimento. E come regola il mio Carlux, tra qualche secondo, ovviamente non è nell'immediato, dovrebbe riconoscermi la root, direttamente la connessione wifi, perché riesce a scansionare. Ok, si è collegato. Bisogna capire la differenza tra Android Auto, CarPlay, e la differenza direttamente con la funzione tablet, che è questa qui. Io adesso sto in funzione tablet, quindi questa funzione qui mi va a escludere, è come se fosse un doppio sistema. Allora, sì, adesso riclicco qua, sto collegato in wifi, sto collegato in router direttamente con il telefono. E a questo punto adesso mi dovrebbe collegare con la funzione Android Auto. Eccolo qua, si è collegato. Ok, quindi cosa succede? Se adesso riclicco qua, rivado direttamente su esci. Io adesso non ho più il wifi, però se mi arriva una chiamata adesso, in questo momento qua, chi me la va a gestire? Me la va a gestire direttamente Android Auto CarPlay, perché sto collegato ancora in Android Auto CarPlay. Nel momento in cui io faccio così, esco da qua, tiro giù il menu e faccio... Guarda, io non sto toccando il telefono in questo momento. Ok. E attivo il wifi. Lui cosa fa? Si ricollega immediatamente al wifi e a questo punto... Chi mi andrà a gestire le chiamate non sarà più Android CarPlay, ma sarà direttamente il Bluetooth. Quindi andando qua su Bluetooth, io sono in questo momento collegato direttamente sul Bluetooth del Carlux. Quindi non è più il Bluetooth del CarPlay, ma Android Auto, ma è il Bluetooth del Carlux. Quindi le chiamate non mi arriveranno più come le vedo sul CarPlay Android Auto, mi arriverà qua, si tirerà giù una finestra, ma io potrò sempre rispondere da qua, perché interagisce in maniera ottimale. Vediamo che versione ho io adesso di aggiornamento direttamente qua sul Carlux. Allora vado qua aggiornamento, quindi gli aggiornamenti li faccio da qua, faccio un controllo aggiornamento. Ok, la versione, amici, se fate caso, è questa qui. Questa è l'ultima versione attuale che sto utilizzando. Non ho funzioni specifiche attivate, perché ripeto, questo telefono qua io l'ho attivato adesso, perché io realmente utilizzo dispositivi Apple, quindi questo dispositivo qua io l'ho attivato adesso. Vi faccio vedere un'altra cosa che forse potrebbe esservi utile. Nelle impostazioni, vediamo se si vede perché ovviamente fa schermo. Ok, impostazioni, il tipo di collegamento che io ho fatto in questo momento qua, router, wifi, tethering, ok, che è attivo, è solamente questo qua, e ho messo una password.
la banda è 2,4 GHz. E la, ovviamente questa qua è la password che sto impostando. C'è niente di particolare. Io in questo momento l'ho provato direttamente con l'utero wifi normale. Ok, spero che vi sia utile questo video. Un saluto a tutti da Alessandro. Ciao amici!